che cosa ne pensi della nuova proposta di legge e secondo te quante probabilità abbiamo che venga accolta in Parlamento? Quella sull'immigrazione. Allora, finalmente il governo si è mosso con questo decreto che ha degli aspetti molto positivi, soprattutto sul tema dei flussi, della rappresentanza. Ci sono anche alcuni aspetti oscuri, tipo sui CPT, però sostanzialmente bypassa una legge bruttissima come era la Bossi-Fini, che colpiva duramente i lavoratori immigrati e tutti gli immigrati. Auspichiamo che il Parlamento porti a buon fine questa legge, migliorandola ulteriormente e cercando di dare quella dignità agli immigrati che lavorano che gli era stata tolta con la legge precedente. Tu pensi che il benessere degli immigrati diventi anche il benessere dei cittadini nativi? Questo bisogna farlo capire, perché non è semplice anche nel sindacato. Bisogna far capire che non si può parlare di immigrazione solo quando si parla di insicurezza, ma bisogna parlare di immigrazione parlando di dialogo, parlando di integrazione. Questa è la strada, infatti la rappresentanza amministrativa, il ruolo delle consulte servono a fare capire la ricchezza che l'immigrazione può portare, non solo per il lavoro, ma anche per la dimensione culturale. Tu cosa intendi quando si parla di integrazione interculturale o multiculturale? Io credo che si parta dal rispetto delle diversità, accompagnando su una strada del dialogo. Non bisogna mai imporre la nostra cultura, ma bisogna cercare insieme nel dialogo di valorizzare quelli che sono gli aspetti importanti. E quindi ritengo l'integrazione anche un elemento sociale. Le amministrazioni devono anche muoversi. Non si può parlare solo di legalità e sicurezza, ma bisogna parlare anche di servizi sociali come la casa, come gli asili, come le strutture per le donne. E di convivenza anche. Anche di convivenza, che sta dentro questi elementi qua.